Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. Nello scorso episodio ho catturato Lugia, il guardiano dei mari. In questo episodio mi dirigerò verso il grottino solare perché c'è un altro Pokémon leggendario che ci aspetta. Allora, molto importante, per prima cosa un super repellente, altrimenti qua ci mettiamo una vita ad arrivare al Pokémon, intendo. Tanto sono circa 200 passi, quindi bene o male dovrei riuscire ad arrivarci in tempo. Prima dello scadere del super repellente, intendo. Allora, siamo già stati una volta nel grottino solare, credo nell'episodio del percorso 120, in ogni caso abbiamo ottenuto l'MT di giorno di sole, e basta. Qui stava l'MT. E bisognava usare Flash per continuare, quindi, fortunatamente per me, Leorio ha Flash. Flash! Così almeno si vede un po' qualcosa nel video. Bene, proseguiamo. Yeah! Non la vedo facile. Ciao, fiammetta. Ah! Che spavento mi hai fatto prendere? Non farlo mai più. Ehi, non dirmi che anche tu sei qui alla ricerca di Pokémon rari. No. Ah, ma forse non lo sai. Allora lascia che ti spieghi. Secondo mio nonno, in questa grotta vive da tempi immemori un esemplare molto raro di Pokémon di tipo fuoco, un Pokémon dal corpo di lava e dagli enormi artigli affilati. Ma è troppo buio per andare avanti senza Flash e io comincio ad aver paura. Ho usato Flash 2 secondi fa, adesso è illuminato a giorno. Non si vede a un passo e se ti casca addosso qualcosa non capisci neanche cos'è. Penso che tornerò a Cuor di Lava ad attrezzarmi. Se vuoi proseguire, fai attenzione, mi raccomando. E la cosa più divertente è che illuminando questa stanza, si illumina anche questa. Ma, allora, tanto per dire, la strada giusta da fare sarebbe questa, però facciamo finta che questa è la prima volta che entrate nel grottino solare e quel maso sta ancora là. Allora, la strada... Golbat vai via. La strada corretta è questa, bisogna scendere qui, ma prima, qui sotto, c'è l'eserite Y. Si potrà ottenere infatti la Charizard di Y dopo gli eventi di Archeo Kyogre o Archeo Groudon se state giocando a Pokémon Rubino Omega. Bene. Allora, voglio un attimo far esaurire il super repellente, perché sennò mi rovina l'atmosfera. Ok. E adesso si prosegue. L'atmosfera è torrida, sei in un bagno di sudore, fai perfino fatica a respirare. Un cerchio misterioso fluttua nell'aria. Al suo interno si vede qualcosa. Vuoi infilare una mano nel cerchio misterioso? È apparso Heatran! Vai, Leorio! Dunque, Heatran, Pokémon di tipo fuoco-acciaio, unico nel suo genere. Con le mosse, vediamo se me le ricordo. Viso truce, ferro stridio, sgranocchio e lava sbuffo. Ovviamente la mossa più pericolosa è lava sbuffo, perché vi può scottare. Tra parentesi, eccola qua. Lava sbuffo! Anche se tecnicamente la sua mossa peculiare, o sì, dovrebbe essere peculiare, è magma clisma. Ok? Quanto gli faccio con scarica? Abbastanza, bene. Allora, cosa è Heatran? Heatran è il risultato di un qualunque cosa, ancora non è stato spiegato molto bene, di un qualcosa nato all'interno di un vulcano, ok. Perfetto, non mi morire. Allora, penso di dover mandare Asbel solamente per usare qualche falso finale, sperando che regga un lava sbuffo, o due magari. Asbel! E che dire, il suo tipo è molto particolare in quanto ha la resistenza per 4 a... 5, sì, ha 5 tipi. Essi sono appunto, dove stanno? Ecco, ghiaccio, erba, acciaio, coleottero e folletto. È il Pokémon con più resistenze, mi sembra in assoluto. Usa lava sbuffo, no, brutto colpo e paralizzato, perfetto. Inoltre è immune al tipo veleno. Tanto per dire, il Pokédex, alcuni Pokédex dicono questo. Un attimo che vi leggo le entry. Vive nelle cavità dei vulcani, scava con i suoi piedi a croce per scalare pareti e arrampicarsi sui soffitti. Però, la cosa più interessante è che è fatto d'acciaio. E qual è il problema? È fatto d'acciaio, è un Pokémon di tipo acciaio. Però, il suo calore è talmente... Il suo corpo è talmente caldo, ecco, facciamo così, che l'acciaio nel suo corpo
sul suo corpo si è sciolto, bene o male. Quindi lui è diventato di tipo acqua. Acqua? Sì, l'opposto di quello che ho detto fino adesso. Di tipo acciaio, fuoco. Mi sono bloccato un secondo. Ultra Ball. Uno. Zero. Tanto per dire, è un Pokémon iperutilizzato nel competitivo, perché è davvero, davvero buono. Ci sono però molti counter per Heatran. Per le statistiche, se non erro, è buono bene o male in tutte le statistiche. Adesso lo vedremo a fine parte, come al solito. E perché non sto usando le Scuro Ball? Perché sono un idiota, a quanto pare. Uno. Zero. Allora, tanto per dire, come ho detto prima, la sua mossa peculiare è Magma Clisma, che è bene o male una versione potenziata di Turbo Fuoco, circa. Però c'è una certa mossa che Heatran non può prendere normalmente se non tramite evento. Infatti in Pokémon Ranger 3, Tracce di Luce, c'era un evento ormai terminato da anni, probabilmente. 2. 0. Che praticamente vi consentiva di ottenere un Heatran con eruzione. Ci hanno fatto, se non erro, anche un episodio dell'anime di... credo... Scusate, bianco e nero. Non vorrei dire una stupidaggine, però. Eh sì, normalmente Heatran non è eruzione, però tramite l'evento si può ottenere. Allora, altre cose da dire su Heatran? Vediamo un attimo. Zero. La magma pietra si chiama la magma, non lo so, comunque nel dopolega di Platino e anche di, sì, anche di Diamante Perla, nel dopolega di DPT si poteva appunto ottenere un oggetto per risvegliare Heatran, chiamato appunto la magma pietra. Alla fine del vulcano, non ricordo come si chiama, c'era appunto Heatran. Quindi nel primo gioco dove si può catturare, ossia Diamante Perla Platino, è lì. Fine. Ultima cosa, nel suo corpo scorre il sangue, ovviamente, scorre del sangue normale, però il suo sangue è caldo come magma, tanto per dire. Anche se... no, vero, l'interno è ancora magma. Anche se... no, vi spiego il mio dubbio. Sono dubbioso, chiamarlo magma o lava, perché voi come dovreste... mamma mia! Ok, come dovreste sapere, il magma si chiama così se è dentro la terra. Diventa lava quando tocca l'aria. E... non ho fuoco ardore, vero? E fuoco ardore? Oh, ho fuoco ardore, vai. Ehi, sto utilizzando Rao, che bello. Tra parentesi, anche Heatran ha fuoco ardore, quindi non usare mosse di tipo fuoco. Di tipo fuoco, niente. Allora, stavo dicendo... mi sono dimenticato. Dannazione. Adesso vediamo se riesco a riprendere il filo del discorso. Ok, no. Non ci riesco. Pazienza. Questo perché io non riesco mai a stare zitto, ecco. Allora, mentre provo a catturarlo, magari altre curiosità, fatemici pensare. No, non ho nient'altro da dire. Magari la cosa che stavo dicendo prima, però me la sono dimenticata, dannazione. Magari finirò di dire quello che volevo dire scrivendolo, letteralmente. Tanto ci metteremo 5 anni prima di catturarlo. È inutile che usi la difesa speciale, che mi diminuisci la difesa speciale, Heatran. Tanto la tua unica mossa speciale è lava sbuffo e la assorbo, me la succhio. Allora, altro ferro strido. Mi sa che la nostra difesa non può calare più di così. Esatto, questa è l'ultima. E ancora Scuro Ball. Ho poche Scuro Ball perché ho comprato più Sub Ball che altro. Perché volevo testare questa, la teoria di Lugia. E bene o male, a quanto pare funzionava la Sub Ball. 1, 2, 3, non la catturo. Oh, appunto. Ah, perché la psicologia inversa non funziona? Fuoco ardore. E proviamo un'altra volta, dai. Psicologia inversa, non ti catturerò. Mai, mai nella vita. Ok, a quanto pare ho insistito un po' troppo. Ecco perché non ha funzionato. Allora, ah giusto, fermi. Una curiosità davvero interessante. Vedete che Heatran ha un sesso? È maschio o femmina? 50% se è maschio, 50% femmina. Bene, perché un Pokémon leggendario ha sesso? Perché può essere sia maschio che femmina? Questa cosa potrebbe essere normale se esaminate Latios e Latias. Però con Heatran è diversa la situazione. Praticamente per un errore di programmazione, in Diamante e Perla, Heatran era rimasto con il gender ratio di 50-50.
Però poterlo cambiandolo, si potevano creare un'infinità di problemi al gioco. Quindi hanno deciso di lasciare il maschio femmina. Ecco qua, ho letto qualcosa di interessante. Oh. Vorrei dire anche qualche altra cosa a riguardo, che riguarda Regigigas, dato che non abbiamo fatto assolutamente nulla cioè non ho detto niente di Regigigas perché l'abbiamo catturato praticamente subito, ancora prima di Lugia quasi. Vabbè, no, Lugia l'abbiamo catturato in una sola Pokéball, anzi in una sola Subball. Proviamo con una timer, tanto ne ho 47. Il tempo denaro. Uno. No, il tempo non è denaro, il tempo è Pokéball. Allora. No, seriamente, la cosa che stavo dicendo prima. Vabbè, avrò scritto qualcosa, credo, quindi. Sì. Timer Ball. Zero, perfetto, gli fa schifo la Timer Ball. Forse gli piace di più la Premier Ball. Amo usare le Premier Ball sui Pokémon leggendari perché, non lo so, mi piace. Ce n'ho una, e ne ho 13, vai. Un trucchetto, se volete avere tante Premier Ball e volete nel frattempo prendere altre Pokéball, Pokéball intendo di ogni tipo, volendo potete comprare 10 Pokéball per volta. Nei vecchi giochi Pokémon e anche X e Y, oltre i negozi specializzati di Pokéball, potevate comprare una Premier Ball solamente se compravate 10 Pokéball. In questo gioco però funziona con tutte quante le Pokéball. Uno. 2 0 della serie, comprate 10, non lo so, Sub Ball, vi danno una Premier Ball. Comprate 20 Sub Ball, ve ne danno sempre una. Quindi se volete le Premier Ball dovete comprare 10 Ball alla volta. Premier Ball. Perché non sto usando le mie ultime Scuro Ball? Perché sono un idiota, ma pazienza. 1 2 0 Allora, Heatran uso un'altra volta per lo Stridium, ma non puoi farmi più niente. Tanto sono di tipo fuoco, già l'ho detto. E voi criticavate la mia scelta di Ninetales, eh? Qualcuno mi ha detto, ehi, ma che te ne fai con Fuoco Ardore? Liberalo e cercane uno con siccità. Davvero? Mi avrebbe aiutato in questa situazione? Mi sa proprio di no. Infatti Fuoco Ardore è ottimo. Contro i Pokémon di tipo fuoco, ovviamente. Allora, Minor Ball. Perché è verde. Zero, non è affatto verde, è tutto quanto rosso. E ricordo che a me il rosso non piace particolarmente. Allora, altro. Chic Ball. E poi comincio con le ball serie, dai. Chic Ball. Heatran è molto chic. No, a quanto pare fa schifo. Crunch, crunch, crunch. Non ti conviene mordere una volpe maledetta, sai? Va bene. Ah, qualcuno mi ha chiesto, ma perché non usi la Master Ball? Semplice, non le uso quasi mai le Master Ball, a meno che non ci sono Pokémon leggendari roaming, ossia che possono scappare. Cerco di non utilizzare mai le Master Ball, ok? Ok, va bene. E un'altra Scuro Ball. Stanno per passare 40 turni, la cosa mi preoccupa parecchio. Perché, quante avevo? 28 ne avevo, sì. Avevo 28 Scuro Ball, adesso ne ho molte meno. Perché non mi... fermi. Usiamo una Sub Ball, dai. Proviamo a catturarlo con la Pokéball del tipo opposto. Uno. Ah, troppo bello per essere vero, eh. Facciamo una cosa. Cominciamo a parlare di una certa cosa che non ho detto nel video di Regigigas, proprio perché... È questo quello che stavo cercando di dire prima? Wow! Spero di sì. Allora, praticamente 1, 2, 0. Allora, se sono riuscito a recuperare il discorso, bene o male lo dico adesso. Praticamente, prima dell'uscita di Pokémon Platino si vociferava di una certa forma cielo. Ovviamente dovreste sapere che si stava parlando di Shaymin. Però questo si può dire adesso. Prima dell'uscita di Pokémon Platino questa cosa non si sapeva. Infatti si credeva che Regigigas avesse quella forma cielo. Infatti adesso vi faccio vedere lo screenshot della forma cielo falsa, ovviamente, di Regigigas. E che non è neanche molto brutta, però già Regigigas è un taco gigante che cammina. Poi, se gli date anche una forma cielo, con levitazione. Ok.
O magari senza levitazione, perché ci sono un'infinità di Pokémon che fluttuano in aria però non hanno levitazione. Vero Magneton? Eh? Vero un altro Pokémon che fluttua in aria chi è? Klinklang? Due? Tre? Due? Ciupo! Parapaparapapatan. Rao, perfetto, sale a 62. 3, leggo anche, non leggo neanche più. Leorio, Heatran e... Nel suo corpo scorre sangue che ribolle come magma. Ok, è magma, non è lava. Vive in antri all'interno di vulcani. Bene, nessun soprannome. Heatran è stato trasferito e abbiamo finito. Yeah! Ma il cerchio rimane. Molto interessante. Ma sono sicuro che non servirà assolutamente a niente. Tra parentesi, adesso ve lo dico per essere corretto. Questi cerchi, ne ho già parlato se non erro, nella parte di Lugia, comunque mentre esco ve lo dico. Quei cerchi non serviranno più a nulla, ok? Ora, non so se potrebbero servire all'evento di un certo Pokémon che non possiamo catturare, perché è un Pokémon evento. Però, parlo di Koopa. Però, sì, bene o male da quello che ho visto l'evento di Koopa consiste nel prendere uno strumento, finito evento. Un Tropius per concludere? Sì, un Tropius per concludere! Vai Leorio! E però non posso farci nulla con Tropius, no. Pazienza, aumento il mio contatore del Navidex. In questo modo dovrei riuscire a catturare Tropius Shiny più in fretta. Tra parentesi, come sta messo? 6? Devo incontrarne tipo 80 per iniziare la catena dei Shiny. Ok, allora, adesso io vi saluto e nel prossimo episodio non cattureremo leggendari, vero? No, farò un episodio extra che non è... che non riguarda la cattura dei leggendari, perché lo vedrete nel prossimo episodio, quindi... See you next time!